Salve a tutti, benvenuti sulla rubrica 1 pezzo di Strike Channel. Sono felicissimo perché in questo capitolo già so che dovrò citare due volte un personaggio. Però stavolta non per cazzeggio, ma perché il motivo è serio. Prima di iniziare, io ho fatto domenica, mi pare, un video su One Piece Report. Ho alcuni, una decina di nuovi iscritti, credo una sessantina, settantina. Alcuni mi hanno anche mandato un messaggio, mi hanno detto non ti conoscevo col video così con Pistre, quindi benvenuti a chi non mi conosce. Questo è Strike Channel, un canale molto carino se non fosse per quel tipo spettinato che sta sempre nei video. Quella è l'unica cosa negativa del canale, per il resto è un canale molto simpatico. Allora, comunque, oggi è uscito un capitolo di One Piece un po' particolare e secondo me, anche se non vorrei fare un video lungo, perché ho già pronto un occhio qui sul Germa, però purtroppo mi sa che no, io ci proverò, cercherò di essere proprio riassuntivo perché siamo in estate, fa caldo e non voglio perdere tempo. Allora, la copertina di questo capitolo mi obbliga a citare il fatto che ancora una volta Oda, vabbè, un'altra volta le tolte dal mondo, questa è una bella rottura di mare, lo sappiamo, cioè lo sapete che io ormai le odio, però c'è Aokiji che tutti quanti pensavano stesse a Baltico con Barbanera o comunque vada insieme a Barbanera, e invece sta qui insieme a sto pinguino. È diventato ormai una sorta di eremita col pinguino. E sto legame fra lui e il pinguino, non so, mi ricordano un po' alcuni personaggi tipici dei manga che hanno legami con animali, no? Ultimamente, cioè, non lo so, un po' per le dimensioni mi sembra Sadaharu di Gintama, però vabbè, per chi non conosce il manga, lasciamo stare. Comunque sta sempre assieme a sto pinguino, ma anche vedendo questa bella allegra casetta lì sullo sfondo, io provo a dire una cazzata, perché è una cazzata a tutti gli effetti, però mettiamo caso che a Punk Hazard, dopo che se n'era andato, diciamo, stava Smoker e Aokiji, poi Doflamingo va via, sono partiti tutti i pirati, Law, Luffy, eccetera, Aokiji rimane lì su quell'isola. Non si sa neanche perché stesso su quell'isola in fondo, nessuno se l'aspettava, comunque l'isola sulla quale lui stesso aveva combattuto con Akainu. Akainu è tornato di nuovo in marina a fare il grande ammiraglio, lui non si sa dov'è, stava lì. E domando, mettiamo caso che un personaggio, so, un Roger, che un po' ha a che fare anche con il ghiaccio, magari Aokiji l'ha visto, sto povero Roger della neve, fa l'esempio, e magari ha detto, guarda, siccome andiamo pure d'accordo, visto che come posso dire, tu sei neve, io sono ghiaccio, magari se posso hai bisogno di gelo, di freddo per sopravvivere, ti curo io, magari. E magari, non lo so, ma vedendo sta casetta vorrei sapere chi c'è in quella casetta. Ma così è giusto perché poi c'è il camino acceso, quindi qualcuno c'è in quella casa. Così la buttata una cazzata comunque. Però, così. Aokiji secondo me non è uno dei componenti della ciurma di Barbanera, oppure se lo è sarà per una questione a progetto, come si suol dire. Comunque, vabbè, questa è una copertina, lasciamo stare. Allora, il capitolo è abbastanza lungo, soprattutto perché dovremmo parlare almeno di due grandi episodi, e poi ovviamente ci sarebbero anche altre cose. Se c'è tempo ne parliamo, altrimenti fa niente. Allora, partiamo da una cosa facile, cioè questo Cracker, questo personaggio nuovo che Oda presenta e che penso che possa anche piacere a qualcuno. Non lo so, a me piace normalmente. Mi sembra un po' esagerata questa taglia da 860 milioni di per. Io non ne capisco nulla di taglie, infatti. Di solito tutti quelli lì fissati con le taglie, io li chiamo i ragionieri di One Piece. Comunque, questo qui è una taglia esagerata. Io personalmente, se dovessi scegliere tra il frutto di Cracker e il frutto di Nico Robin, che entrambi si fanno spuntare una marea di mani, però secondo me quello di Nico Robin è superiore perché può farsi spuntare le mani ovunque le voglia. Però il suo comunque pure è forte perché evidentemente queste mani comunque sono più forti, non lo so. Comunque, volendo parlare di mitologia, perché penso che adesso tutti si sbizzarriranno un po' a cercare dei riferimenti mitologici che non sono il motivo per cui ho visto un bel manga, sono semplicemente quella chicca in più, quella ciliegina sulla torta, quindi nulla di che. Diciamo che Oda si è, secondo me, ispirato a tre cose. Quella lì più facile di tutti che può venire in mente, l'idea dell'idra di Lerna, cioè quest'idea di tagli una testa e ne spuntano altre.
chi dice ne spunto di nuovo, ne spuntano due, in alcune versioni ne spuntano sette. Alla fine Ercole col fuoco, quando taglia la testa, poi blocca la fuoriuscita dell'altra testa col fuoco. Quindi in realtà poi sono tutti stratagemmi. Ecco, lo stratagemma è divertente perché delle volte le fatiche di Ercole sembrano quasi dei mostri paramiscia, che hanno il punto debole, e Ercole puntualmente deve trovare il punto debole, no? Il leone di Nemea ricorda, cioè la prima delle fatiche, che è poi il leone della costellazione del leone, ricorda un po' Kaido, perché aveva una pelle invulnerabile a tutto, invulnerabile alle lame, al taglio, al fuoco, come ha fatto Ercole, cioè, l'ha strangolato, quindi trovava sempre lo stratagemma, no? Comunque, tornando al discorso Litra, ma fino a un certo punto, perché l'Idra più che altro si basa sulle teste, non sulle braccia. Sulle braccia, nella mitologia greca, in realtà ci sono i centimani, che sono anche citati, proprio come l'Idra, tra l'altro, in God of War Ascension, nella famosa trilogia che poi è diventata tetralogia di God of War, cioè sono quattro episodi, God of War 1, 2 e 3, poi fecero questo Ascension, che sarebbe l'ultimo, ma dal punto di vista della trama si andrebbe a collocare all'inizio, no? Come dire, le origini del mito. E praticamente si parla proprio del centimane. Urano e Gea, che sono due entità, il cielo e la terra, si uniscono e danno alla luce i sei titani e le sei titanidi, i maschietti e le femminucce. Che poi l'ultimo dei titani, Crono, insieme alla seconda delle titani di Rea, darà vita a Zeus, e poi Zeus farà tutta la guerra contro i titani. Ma in realtà Urano e Gea danno vita anche a tre centimani. Chi sono i centimani? Sono praticamente dei mostri che hanno 50 teste e 100 mani. Ebbene, questa cosa è bizzarra perché anche in God of War, se andate a vedere un po' la storia, a me piace molto questo videogioco, i creatori quando decisero di voler utilizzare il centimane, non sapevano come fare 50 teste. Alla fine pensarono di fare dei piccoli occhi sulle spalle, ma facevano schifo, e alla fine optarono per fare un mostro che aveva una testa e 100 mani. Cioè praticamente loro stilisticamente queste 50 teste le scartarono, ne fecero 49, e quindi c'è questo mostro gigantesco che ha una testa e 100 mani. Ebbene, in realtà, vedendo alla fine questo personaggio, mi ricorda più un centimane, se proprio volessimo andare a citare, a disturbare la mitologia greca, una sorta di centimane che però può farsi crescere le mani, cosa che invece il vero centimane non poteva fare. Comunque, c'è anche un ultimo parallelo con diciamo la mitologia stavolta nordica, ma più che altro per un'assonanza di nome, Kraken ricorda Kraken, il mitico Kraken, che poi l'abbiamo anche visto in One Piece, questa specie di grande polipo, questo calamaro gigante che attacca le navi, appartiene a una mitologia sassone, nordica, eccetera. E quindi l'idea finale di questo qui, con tantissimo, un unico corpo, due gambe e poi tantissime, tantissime, tantissime mani, potrebbe in fondo ricordare un po' anche i tentacoli di un Kraken, per così dire. Quindi secondo me è un gioco fra queste cose, se volessimo, ripeto, andare per forza a citare la mitologia. Come si può sconfiggere questo personaggio? In realtà qui la dinamica è molto complessa, allora se vogliamo solo parlare di come si potrebbe sconfiggere eventualmente, le opzioni sono di solito sempre due. Cioè o tu riesci praticamente a trovare uno stratagemma come il fuoco, tipo quello dai fuoco, queste cose così, oppure lo catturi, cerchi di immobilizzarlo tutto con qualche sistema, o anche devi dargli un colpo, uno, ma talmente forte che lui non ha più neanche il tempo di rigenerare altre braccia, altre cose, cioè niente, proprio colpo micidiale. È più o meno l'idea di sovraccaricare, no? Il personaggio, un po' come quando Naruto combatte contro uno dei sei Pain, che riesce a assorbire l'energia. Naruto gliene fa assorbire talmente tanta, ma talmente tanta poi di un tipo particolare, che è quella eremitica difficile da controllare, che alla fine questo ne assorbe così tanto che alla fine non riesce più a controllarla, perché poi ha un tipo di energia particolare e muore, diciamo muore, si petrifica poi, quindi in realtà, vabbè, una lunga storia. Comunque l'idea è quella, o dare un colpo impossibile da reagire, a cui è impossibile reagire, quindi questo qui sviene e addio, o anche bisogna trovare degli stratagemmi. Comunque, a parte questo, la dinamica secondo me in questo momento impedisce che il combattimento si possa concludere con un vincitore. Perché? Perché praticamente Luffy è appena uscito da un combattimento difficilissimo contro Doflamingo, nel quale ha vinto, ma ha vinto anche grazie a vari aiuti, no?
Addirittura a un certo punto l'intera città ha dovuto fare il timer per aiutarlo. Quindi già comunque non è che ne è uscito brillante da questo, proprio un dio, un mostro. Dimostra ancora perché ha delle debolezze, però da qui a farlo combattere contro questo Krager e farlo perdere in maniera proprio combattimento uno contro uno e farlo perdere, secondo me sarebbe proprio un errore stilistico di Oda, ma la butto lì, è una mia opinione, però è comunque il personaggio centrale, non si può umiliare troppo. È vero, quella è una taglia da 860 milioni, ma che ci azzecca. Luffy ha anche combattuto contro, ad esempio, Crocodile all'inizio del suo viaggio, e c'era una discrepanza di taglia mostruosa in quel momento lì, quindi che ci azzecca questo. Poi lui ripete sempre vuole essere re dei pirati, re dei pirati, ha affrontato Fuggitore a viso aperto, ma perde così come un pollo. Al massimo ci vuole dire, beh, allora l'opzione 2, Luffy sconfigge Kraker, e bisogna stare attenti perché questo personaggio è appena comparso ed è difficile che un personaggio da 860 milioni di PR appena compare perde pure. O Oda ha deciso proprio di far capire che Luffy è diventato un mostro, ma evidentemente è diventato un mostro durante il viaggio tra Testerosa e Whole Cake Island, perché non mi spiego quando, oppure, ripeto, Kraker non può perdere così, proprio combattimento uno contro uno perde. Ci poteva essere un'opzione, cioè finché Nami restava accanto a Luffy, era possibile che Cracker, facendo il furbacchione, andasse a colpire Nami e Luffy, per difendere Nami, si faceva colpire e perdeva. In altre parole, è un modo di dire: io voglio che il personaggio perda, ma deve perdere per un motivo, diciamo, d'onore, come la sconfitta di Sanji contro Giaggi. È stata una sconfitta causata dal fatto che nel Wall Sanji avrebbe dovuto colpire un essere umano, uno degli schiavi, delle guardie, dei soldati, dei generi. Lui non se l'è sentita perché gli ha detto: levati da lì, cosa fa? E nel frattempo quell'altro se l'è fottuto proprio là, e ha utilizzato proprio questo soldato come barriera umana, no? E quindi Sanji non se l'aspettava, ha perso, però ha perso in fondo per dei principi che sono i suoi principi. Lui non colpisce questi soldati se non c'è motivo, non riesce a togliere una vita così come se nulla fosse. E quindi c'è una sconfitta d'onore, diciamo, c'è una giustificazione onorevole. Ma Nami in questo momento si è allontanata con tutto il gruppo. E quindi secondo me questo combattimento finirà in pareggio, o comunque finirà con un'interruzione, magari Kreger verrà richiamato, ci saranno qualcosa che uno dirà: vabbè, dai, lasciamo stare, me ne vado, ne riparleremo, e così via, per qualche motivo, perché dubito che possa finire così. O comunque Oda deve inventarsi qualcosa di inaspettato, ma secondo me proprio una sconfitta plateale di uno dei due non ce la vedo. Andiamo avanti. Questo, diciamo, per quanto riguarda sto Kreger, un personaggio che comunque sotto sotto ci può anche stare, anche divertente. L'altra volta avevo notato questa citazione, un po' altra volta, tanto per cambiare, all'elmo vichingo, quindi anche l'idea Kraken, il Kraken è un mostro tipicamente, ripeto, di quelle zone lì, magari ci può anche stare. Allora, invece veniamo al personaggio clou di questo video, che mi è piaciuto un bel po', è questa vignetta in cui Chopper, parlo proprio di Chopper come personaggio, questa vignetta, vediamo che pagina è, ma è un po' più là. Comunque, questo personaggio, Chopper, dice: Luffy, aspetta un attimo. Allora, questo aspetta un attimo, io ci leggo tra le righe, ho un piano. E quindi ci sono tutti dei ragionamenti da fare su questo potere molto affascinante di Brûlé. Mi piace, è divertente. Allora, Brûlé ha varie funzioni, lei può diventare donna specchio, no? Come all'inizio quando combatte contro Luffy. Allora, è un potere, se però vogliamo dirla tutta, un po' deboluccio, cioè mi spiego, una volta che tu conosci il trucco, non è difficile da combattere, basta essere in due, cioè lei diventa tale e quale Luffy, quindi è vero che Luffy fa quello che fa lei, ma lei fa quello che fa Luffy. Infatti, quando i due si separano e Brûlé si camuffa da Luffy e scappa insieme a Nami, Nami non se ne accorge che ha la cicatrice dall'altra parte. E però Luffy parla, dice: aspettate, ma quello non sono. E Brûlé fa. Quindi, in altre parole, è come se fossero connessi, no? È come se dire: il primo che prende l'iniziativa, l'altro fa lo stesso quella cosa. Come essere gemelli siamesi, no? Sono due teste in un corpo solo, non saprei come definire. Però,
Questo significa che se siamo in due, esempio io e mio compagno, e tu hai questo potere del frutto di tu sei brûlé e fai questo effetto su di me, basta semplicemente sapere il trucco. Cioè, ad esempio, io potrei mettere un braccialetto che ne so, a sinistra, e quindi il mio compagno sa sempre, oppure avere la cicatrice a sinistra, il mio compagno sa sempre che quello che ha il braccialetto, la cicatrice a sinistra è l'originale, quello che ha a destra è la copia falsa. Quindi già qui si sgama in 2 secondi. Dopodiché, è vero che io devo fare quello che fai tu, ma tu fai quello che fai io sto immobile e il mio compagno ti colpisce. Cioè, alla fine, non è un frutto proprio geniale, ripeto, è un frutto che, cioè questo potere, scusate, non il frutto, questo potere non è proprio geniale. Vediamo un altro potere, il potere di una barriera. Allora, questa qui apre una barriera un po' come quella di Bartolomeo che fa da specchio. Bisogna vedere fino a quando questo specchio può resistere, bisogna vedere soprattutto di nuovo se si è in due. Lei tiene lo specchio così e un altro colpisce alle spalle. Anche questo potere non mi sembra proprio gigantesco. Secondo me ha i suoi effetti collaterali. Ma il Mirror World, è lì dove volevo andare a parare, mi affascina. Mi piace questa idea del mondo parallelo. E già alcuni di voi mi avevano pure chiesto, poi non c'erano più tempo per fare le domande, già 40 minuti di domande su One Piece Report, però mi avevano chiesto come la vedo sto potere. Mi affascina. Allora, è un mondo parallelo? Il Mirror World, allora secondo me mondo parallelo no, cioè se noi intendiamo per mondo parallelo, scusate, devo citare di nuovo Naruto, quello lì di, il potere di Tobi, no? Di Obito, il potere che poi ha Kakashi, che poi è l'occhio quello, cioè praticamente io con il mio Sharingan, Mangekyou Sharingan, posso praticamente trasportare un oggetto, qualunque oggetto, in un'altra dimensione. E posso anche trasportarmi io in un'altra dimensione. Posso utilizzare questa dimensione vado lì, torno indietro e così via. Oppure prendo qualcosa e la sposto in quell'altra dimensione. Non credo che il Mirror World sia proprio una dimensione al di fuori del pianeta Terra, come sembra essere quella di Naruto lì, del manga Naruto. Invece, secondo me, il Mirror World non è altro che uno specchio che si trova da qualche altra parte, come se fosse, diciamo, una sorta di accesso a una qualche parte. Ora vi spiego dove voglio andare a parare. Secondo me, prima di attivare questo potere, però la butto lì, tutto nasce da un'idea che mi viene da Sanji con Lollipop. Avete presente quello lì, che quel Sanji che compare all'inizio? Al momento è l'unico mistero rimasto. Ecco, allora, praticamente lei ha, secondo me, una sorta di prigione sotto il palazzo di Big Mom, da qualche parte, una stanza sotterranea, da qualche parte. Ha una prigione e in questa prigione ha messo uno specchio che fa da portale. E lei praticamente può prendere qualunque persona e prenderla da questo punto del mondo e catapultarla all'interno di quella prigione. Voi direte, ma allora perché si vedono Chopper e Carrot che si affacciano dallo specchio? Luffy, Luffy, perché? Immaginatevi una stanza. Ecco, in questa strada ci sono tre pareti di cemento, per dire, e una che invece magari è di cemento, ma al centro ha uno specchio che fa da portale. Uno entra da questo specchio, brum, e si ritrova in questa stanza. Dopodiché si affaccia da quello specchio, bussa, fammi uscire, eccetera. Potrebbe semplicemente essere questo. Voi direte perché quest'idea da cosa nasce, oltre al fatto magari può essere carina o bruttina. Perché il potere dello specchio non giustificava appieno, non avevamo ancora ben capito appieno perché c'erano quelle nami, quelle pudding, quei chopper, eccetera, che abbaiavano, miagolavano, eccetera. Oggi, in questo capitolo, Brûlé ha tirato fuori dallo specchio una marea di animali. Quindi io penso che il potere sia questo: lei può prendere una serie di animali, facciamo finta 4 cani, ok? Li mette nel Mirror World, quindi le fa entrare in questa stanza magica. Dopodiché può proiettare un'immagine di ciò che fanno questi animali in questa stanza, quindi un cane si lecca la zampa, e lei può proiettare quell'immagine che sta facendo quel cane, può proiettarla in questo mondo, facendogli fare però il gesto di uno che si lecca la zampa, non al cane, ma a chi vuole lei. Quindi lei in quel momento lì decide che ciò che il cane sta facendo nel Mirror World, in questa parte del mondo, lo farà, che ne so, Obama.
E voi vedete il presidente americano che flicca la mano sinistra. Cioè, secondo me questo è il potere, il motivo per cui c'erano tutti questi animali dal Mirror World che poi sono usciti perché non le servivano più. Allora, domanda quindi, perché c'era un saggio con l'olivo? Non può essere il saggio originale, perché il saggio originale l'olivo però li mangia. E quindi è assurda sta cosa. È probabile che all'interno del Mirror World c'è un tizio. Cioè, in questa stanza, nell'altra dimensione, che non è una dimensione, siamo sempre sul pianeta Terra, eh? Questo è un po' come quando in Hunter x Hunter si fa il gioco delle carte, non è che credono che vanno in un'altra dimensione, ma stanno sempre sulla Terra, alla fine, ecco, un po' queste cose così. È solo un teletrasporto. Allora, all'interno di questa stanza c'è un tizio, che secondo me sarà uno dei soliti mariti, fratelli, cioè figli sperduti, parenti, cognati di Big Mom, probabilmente marito, no? Diciamo così. Che sta in questa stanza ormai rassegnato, da lì non esce più, sa che ormai è imprigionato, sa che non c'è più speranza, magari è proprio il padre di Brulee, per fare esempio, proprio così. E sta sempre con sto lollipop in bocca perché probabilmente, essendo comunque uno che appartiene al mondo di Big Mom, ama i dolci. Sta lì e mangi lollipop e Brulee ha deciso di proiettare, così come ha fatto una Nami che faceva quello che faceva un coniglio. No? O una pudding che faceva, sì, una pudding che faceva quello che faceva un cagnolino. Praticamente lei ha fatto fare a un Sanji quello che in quel momento stava facendo quel tizio con l'Olipop dentro il Mirror World. Voi direte: mamma mia, Strike, che pippa mentale che ti sei fatto! Ma potremmo trovare un sistema per verificare, per vedere se poi questa cosa potrebbe funzionare o meno? Secondo me, tutto nasce da quando Chopper dice: Luffy, aspetta un attimo. Un piano. Ora, il piano può essere di due tipi. O ha capito come fare ad uscire, e questo avrebbe un risvolto comunque all'interno della trama, cioè si andrebbe a finire più ammazzate praticamente, perché, e qui tenetevi presente che stiamo alla prima opzione, praticamente Luffy affronterà Cracker, i due da soli, in un combattimento uno contro uno, probabilmente anche un combattimento di Haki a questo punto, a quanto pare. Ma Luffy dice che non è proprio un vero e proprio Haki del Reconquistatore, quindi probabilmente l'ha fatto proprio cagare sotto, cioè non è proprio Haki allo stato puro, oppure una nuova forma di Haki, ma dubito che Oda la tiri fuori così all'improvviso. E il fatto che comunque quelli lì sono tutti terrorizzati da Big Mom, e l'anima che viene messa in queste forme di vita qui comunque sono soggette alla paura. Secondo me il legame con la paura va sempre tenuto a mente perché lo rivedremo prima o poi. Comunque, vabbè, Luffy contro Cracker, chiamatelo come volete, mentre dall'altra parte si ha Nami e vabbè, Pound, ma può fare contro Brulee. Pound contro Brulee non c'è speranza. Se Chopper e Carrot riuscissero a uscire da Mirror World, quindi l'opzione 1, quando Chopper dice dammi un attimo, significa dammi un attimo, ho capito come uscire. All'improvviso, mentre Nami sta sfidando Brulee, spuntano fuori un'altra volta, si liberano Chopper e Carrot, e quindi avremmo Nami, Chopper e Carrot contro Brulee. E sotto sotto si potrebbe fare un'idea di tre Nakama che collaborano contro un personaggio forte, un po' in stile, non so, Thriller Bark, un stile collaborazione, no? Tutti che collaborano, ecco. Luffy è forte, ce la fa da solo. Questi tre collaborano contro Brulee, quindi si andrebbe a finire ammazzate. Opzione 1. Opzione 2 di Chopper. Luffy, dammi un attimo, perché qui c'è qualcosa che devo capire. Chopper, ecco qui è la seconda citazione al personaggio chiave di One Piece, al personaggio chiave di tutti i manga della storia. Praticamente, Chopper ha sempre avuto in One Piece un ruolo un po' strano. È infantile, fa parte del gruppettino degli idioti, no? Che si emoziona, eccetera. Però Oda in lui ha voluto da sempre mettere una bontà, una genuinità, un modo di fare così proprio puro, perché Luffy è buono, è infantile, però delle volte è scostumato, no? Luffy non conosce l'educazione, cioè. Chopper invece, cazzarola, conosce anche quello, e in fondo ha il bon ton. Chopper poi è timidissimo, no? Poi è un po' bizzarro, può piacere poco, sempre per quel discorso che i personaggi infantili difficilmente piacciono a chi preferisce personaggi adulti, no? Poi magari quando si arriva a una certa età, due personaggi come Luffy e Chopper ti sono più simpatici. Comunque il punto è che Chopper ha una bontà particolare che, attenzione,
E qui la citazione di Pancasard, e stavolta è serio, non è che cito Monet per fare la battuta. Monet è stata lei a lanciare il biglietto perché, ragazzi, inutile ci girare intorno. C'era cazzo, c'era solo lei a Pancasard in quel momento lì. Io non lo so, ma se ci sono altre teorie in giro, ma per me è stata Monet a lanciare quel biglietto, perché poi si vede anche lei con i continui sospensivi che sta lì a guardare. Sceglie Chopper per dare quel biglietto. E forse perché ha visto che Chopper ci teneva a quei bambini e Monet, che è un personaggio complicatissimo, ci teneva a quei bambini. Lo so che li trattava male, ma non voglio fare una cosa su Pancasarte che non ci azzecca nulla con questo capitolo, però Monet ci teneva a quei bambini, solo che è una visione perversa del bene da dare ai bambini perché lei ha avuto un'infanzia strana e quindi per lei quello comunque può essere considerato bene o comunque meglio di niente. Chopper, col suo affetto, col suo modo di fare, ecco, cito anche quando Usopp viene sconfitto, Chopper sta andando a curarlo, Sanji e Zoro lo interrompono, ma lui alla fine non ce la fa, non lo cura, però gli lascia vicino la medicina. Cioè, è proprio buono, no, Chopper? E a volte quindi viene scelto da Oda, quasi come un premio, delle volte che con sta bontà può andare a risolvere delle piccole cose, non come Sanji che ha l'intuizione geniale quando apre il cancello, la fuga di Enies Lobby, però se le trova lì, quasi come premio per la sua bontà. È una visione un po' strana di Chopper, e difficilmente ne parlo, diciamo, di Chopper, perché è un personaggio a volte anche un po' vuoto, cioè nel senso che non è che fa più di tanto, però se uno lo va a analizzare da questo punto di vista, c'è un legame comunque tra lui e Oda. Poi anche preso in giro nel pagliaccio, il pupazzo della ciurma, la taglia bassa, eccetera. Quindi la taglia bassa potrebbe anche rappresentare il fatto che in lui non c'è nulla di veramente pirata, lui comunque è un dottore alla fine, quindi è una brava persona, no? Cioè ci tiene alla... Comunque, vabbè, chiusa sta cosa può andare a fare Chopper? Cioè cosa vorrebbe aver scoperto Chopper? Praticamente se il Mirror World dovesse davvero essere non un mondo parallelo, ma una stanza collegata con uno specchio, che si trova nelle segrete, nelle prigioni sotto il castello di Big Mom, e questo ha capito. Oppure all'interno di questa stanza Chopper fa amicizia con un tizio con l'Ollipop, che era quello che ha proiettato l'immagine di Sanji, e questo tizio con l'Ollipop magari dice qualcosa come: sì, io saprei come uscire, però che cacchio riesco a fare? Se esco fuori, mamma mi uccide, quindi sto bene qua. Faccio un esempio. E Chopper dice: no, invece io devo uscire. Allora, guarda, se vuoi uscire, io so che per uscire c'è in realtà questo muro, un po' così, un po' così, e alla fine cerca di aiutare Chopper per farlo uscire. Chopper potrebbe, come nel caso del biglietto di Monet, trovarsi con una situazione di vantaggio, cioè un tempo in più. Lui sa qualcosa che potrebbe sbloccare tutto. Potrebbe persino ritrovarsi, appunto lì, che esce da questa cosa e si trova faccia a faccia con Sanji. O dico per dire, o addirittura potrebbe trovarsi a scoprire qualcosa di segreto su Big Mom, potrebbe trovarsi davanti a Jinbei, davanti a Big Mom stessa, ma quello vabbè, la vedo un po' dura questa. Però nel caso di Sanji sarebbe un buona citazione a quando Usopp si trova insieme a Robin sul treno lì quando vanno a Pancasarda, no? Quindi non so se a Roda arriva fino a questo, però rimarrebbe il fatto che Chopper, quando dice Rufy aspetta un attimo, questo qualcosa ha in mente, ripeto, ha capito come uscire e quindi all'improvviso uscirà fuori mentre Nami combatte con Brulè e si va a finire ammazzate. Oppure, questo mio caro Chopper ha capito qualcosa, cioè come uscire non dal Mirror World per ritornare qui, ma cosa fare lì adesso che è lì. Ed è anche tipico di Oda, se ci pensate, separare ulteriormente la ciurma in più punti. Vi ricordate a Pancasarda o Dressrosa quando lui metteva chi stava nella parte C, la parte B, la parte A, chi stava sotto Dressrosa, sopra la piattaforma, sopra, sotto a destra, e ogni tanto faceva le cose geografiche per orientarci, ecco. Allora avremmo una saga di Whole Cake Island con Chopper e quelli che stanno qua, Preto e Brook che stanno lì, quelli che sta Pegoms che poi viene ritrovato da qualcuno che sta lì, eccetera. Alla fine una saga con tutti che stanno a occupare settori diversi, perché comunque tu un imperatore non riesci a fotterlo in questa maniera. Comunque, chiusa la parentesi su Chopper, che ruolo potrà avere Lola? Allora, questa è difficile, perché io continuo a dire quello che avevo detto ultimamente nelle domande e risposte su One Piece Report, che è difficile che Lola, cioè conoscendo Mama, che Lola possa dire: Mama,
Lascia stare, questi qui non facci nulla, è peccato, lo decido io. Mamma, non mi sembra una che sta a sentire la figlia. Però mettiamo caso che Lola dica una cosa, cioè Rufy viene ricordato, adesso viene anche citato da Greg come quello che ha sconfitto Doflamingo. E non lo so, ma mamma lo sa che è Rufy quello che ha sconfitto Checco Moria. Quindi è lui quello che ha salvato Lola. Perché poi alla fine sappiamo che la Marina gli ha mandato Cuba. È stato sconfitto uno Shichibukai, c'è stata tutta la storia intorno, quindi pochi sanno che è stato davvero Luffy a sconfiggere Moria. Potrebbe essere che neanche mamma lo sa. Arriva Lola e dice: mamma, aspetta, devi sapere prima una cosa. Questo è il ragazzo che mi ha salvato la vita. Ti ha salvato la vita? È stato lui a sconfiggere Checco Moria. Davvero? Beh, se ci penso, ha sconfitto anche Doflamingo, quindi è plausibile. Tu hai salvato la vita a mia figlia. Le cose potrebbero cambiare, perché se siamo in un mondo comunque vada pseudo mafioso, di citazione mafiosa, il padrino, se sa che comunque tu, anche se ti devo uccidere, ma tu in realtà hai salvato la vita a mio figlio, siamo pari, ad esempio, potrebbe magari avere questo tipo di risvolto. Da un lato però non mi piacerebbe, perché Kai Sokooni o Re Wanaru diventerò re dei pirati, però sempre così, aiuti, botte di culo, addirittura ti perdono. Perdono. Roger, che io sappia, non è diventato re dei pirati perché Big Mom lo perdonava, oppure poi si è inchinato dinanzi a Kaido e poi dava il regalino a Barba Bianca per farlo passare. Cioè, Roger è diventato re dei pirati perché era Roger, non aveva paura di sfidare nessuno. Quindi poi bisogna un attimo vedere, anche qui. Però potrebbe avere questo tipo di risvolto Lola. Nami è sorpresa, questo fa parte di quei discorsi di quando noi conosciamo già parte della storia e i protagonisti no, perché noi avevamo visto la sorella di Lola e quindi avevamo ormai capito che Lola era figlia di Big Mom, ma l'avevamo già capito da un pezzo. Vedendo la sorella di Lola, moglie di Capone Vega, abbiamo avuto la conferma, ma Nami, poverina, che ne sapeva? C'è un'ultima cosa di cui volevo parlare con voi che riguarda infine il discorso dei flottari. Quando a Dressrosa Rufy ha avuto tutti questi simpaticissimi flottari, ci poniamo questa domanda, cioè, ma questi benedetti flottari li vedremo solo alla fine, nella guerra finale, o potremmo già vederli adesso? Perché io avevo detto un po' di tempo fa e mi piacerebbe se la cosa si riuscisse a confermare, secondo me. I flottari, ce ne sono alcuni dei flottari di Luffy che in questa saga ci starebbero proprio bene, in particolar modo due. Cavendish, che è una sorta di principe azzurro che però ha l'alter ego, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, quindi è un personaggio un po' tra letteratura, fiaba, eccetera. E i Tontatta, che in fondo sono dei folletti. Secondo me ci starebbero bene in questa saga, la butto lì, Però dobbiamo capire se Oda ha in mente di utilizzare questi flottari per la battaglia finale, però secondo me poteva anche evitarselo allora tutto il casino, il sake, il festeggiamento. Cioè, se tu vuoi usare questi benedetti flottari per la battaglia finale, fa una bella cosa. Luffy sta andando alla battaglia finale, all'improvviso trova tante navi accanto a sé. Luffy, ti stiamo aiutando per quello che hai fatto per noi. Momento emozionante, via. Già bisogna che fa tutto questo casino. Quindi questi flottari ci sono e vanno utilizzati, non sono flottari monouso poi. Quindi mi piacerebbe che all'improvviso, siccome Oda, secondo me, lo dico ancora, ha deciso di separare la ciurma perché non può fare tutti contro Big Mom, tutti contro Kaido, tutti contro Barbanera, tutti contro Shanks, tutti contro la Marina, tutti contro tutti, perché sarebbe ripetitivo. Avremmo sempre Luffy che sfida il leader, Zoro e Sanji che si contendono i due più forti, Nami che combatte contro qualche donna, Usopp che combatte contro qualche cecchino, Franky che combatte contro il solito difesa a me, senza difesa, io attacco te, tu attacchi me, davvero macio, vero uomo, eccetera. Troppo ripetitivo, non più ciclico ma ripetitivo. Allora separiamo la ciurma, vaffanculo a quello che succede, e quindi però se la ciurma deve essere separata sono necessarie delle new entry come Pedro e Carrot in questo caso, e perché no? Qualche flottaro. Comunque vada, niente, questo qui è un capitolo che secondo me diceva un bel po' di cose.
Vabbè, da 34 minuti, non sono arrivato a 40, visto, ho detto che sarei stato un po' più stretto a sto giro. È un capitolo sul quale mi rendo conto di aver fatto per lo più teorie, perché è un capitolo che fa tanto pensare, fa tanto riflettere, ma in fondo se ci pensate, scusate, siamo anche all'inizio della saga, quindi siamo all'inizio anche dei combattimenti, quindi non si sa ancora nulla di lui, di nessuno, non si sa come verranno svolte le cose, la collocazione, eccetera. Gli Ismok non sono proprio usciti, è stato un capitolo tutto ambientato nello stesso luogo, cosa che era accaduto anche nel capitolo Sanji contro Giaggi, quindi senza altri fuori onda, eccetera, eccetera, movimenti. L'ultima cosa che adesso, risfogliando il capitolo qui uscito, è il discorso della Vivcard col potere dell'anima di Mama. Io onestamente non capisco per quale motivo tutti questi pupazzi qui hanno paura di affrontare Nami solo perché ha la carta di la Vivcard di Big Mom. Probabilmente perché vedono che questa persona potrebbe essere legata a Big Mom, perché comunque la Vivcard di Big Mom evidentemente lei non la dà a nessuno se non ai figli. E ricordiamoci che Lola, e Oda ha voluto citare proprio quella frase, ha detto: ora siamo come sorelle. Quindi Big Mom potrebbe, cioè, o meglio, gli altri potrebbero vedere questo legame, una sorta di sorellastra. Quindi questa fa parte dei figli di Big Mom, chissà, nel dubbio non attacchiamo. Però ricordatevi sempre una cosa, a prescindere, sia per quanto riguarda l'Haki di Cracker, sia per quanto riguarda tutte queste cose di paura su Big Mom, alla fine tutte queste che animano questi pupazzi sono tutte esclusivamente anime di esseri umani messe da questi Shinigami dentro queste creature. E a quanto pare tutto si basa in un rapporto anima-paura, paura e anima. E concludo con una bizzarra però simpatica frase di quando uno prende uno spavento e dice: mamma mia, ho perso 7 anni di vita. Non so se vi è mai capitato di dire questa espressione. Ecco, noi ci vediamo a presto, forse anche domani. Non lo so, se riesco faccio questo video sulla Germa, sono solo degli approfondimenti proprio mitologici e storici, proprio quelle piccole chicche di questo somiglia a quello e quello somiglia a quell'altro. Nulla di che, non grandi teorie. Ecco, forse un po' l'opposto di questo video, diciamo. Non tante teorie sui poteri, ma più che altro dei riferimenti. Ma One Piece è bello per questo, che ci permette anche di variare, no? Delle volte ci mettiamo a parlare di cose del nostro mondo, a volte ci mettiamo a parlare di solo di mitologia, a volte ci mettiamo a parlare invece di sana e pura passione, di trama, di come cosa potrebbe accadere, che potere potrebbe avere. Anche in fondo questo è bello di One Piece. Ragazzi, vi saluto. Concludetevi quest'estate in grazia di Dio, vivetevi questi momenti carpe diem, mi raccomando, e come sempre fate i bravi. Bravi ragazzi.